Il Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles ha votato all'unanimità un parere del sindaco di Capannori e presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, per rendere il settore tessile del cuoio e delle calzature sostenibile e circolare. Con questo parere il Comitato sostiene l'introduzione dell'obbligo di raccolta differenziata dei prodotti tessili entro il 2025. La strategia europea per il tessile circolare e sostenibile è una grande sfida che viviamo a livello europeo, a livello italiano, ma io penso anche alla Toscana, al distretto pratese, dove c'è una grande cultura anche sul recupero e riciclo. Ad oggi solo l'1% dei tessuti viene riciclato. E su questo dobbiamo dire anche che in questi ultimi 20 anni si è sviluppato tantissimo l'usa e getta, quindi con un impatto ambientale estremamente forte e negativo, sul quale dobbiamo cambiare perché è insostenibile. Allora diventa una sfida per le autorità locali, per i comuni, rispetto per esempio alla raccolta differenziata, c'è un obbligo dal 1 gennaio 2025, alcuni comuni, Capannori, il mio comune di cui sono sindaco, ha già iniziato la raccolta porta a porta del tessile, diventa una sfida per i gestori dei rifiuti creando degli hub di primo smistamento dove si divide ciò che è ancora riutilizzabile tal quale o con poco intervento, ciò che deve andare invece a riciclo di fibre e ciò che invece deve andare in discarica e in incenerimento.